non sappiamo se la storia che stiamo per raccontarvi sia un sogno, un incubo o un'altra realtà. È notte fonda nella Torino di fine Seicento e Camillo, che dorme ormai da tanto tempo, si sveglia in preda a un incubo, sognando che la sua cupola della Sindone è in preda alle fiamme e sta bruciando. E improvvisamente si sveglia bruscamente, si trova precipitato sul tetto di un strano volume mobile che si muove tirato da una macchina, e comincia uno strano viaggio incontrando oggetti che non riconosce. Attraversano mercati, una parca, nello stesso tempo è sorpreso ma molto emozionato di scoprire degli oggetti straordinari che sembrano degli animali mitologici che si trasformano, si aprono, si chiudono. Improvvisamente però il carrello si ferma e scende un omino verde, il signor Wisp, che gli dice: ma lei chi è? E Camillo si presenta: buongiorno buon uomo, sono Camillo, un frate teatino, e la sua carrozza mi ha salvato da morte sicura. E Wisp si presenta come l'uomo che promuove lo sport per tutti, e quindi iniziano questa passeggiata in cui cercano di dialogare, ovviamente con registri diversi. L'omino Wisp cerca di spiegargli queste nuove attività e la necessità di questi attrezzi mobili che si aprono, si chiudono per adattarsi ai luoghi, ma Camillo risponde pensando agli ippogrifi, agli ippocampi, ai grifoni, pensando a animali immaginari. Ma piano piano, girando lungo questa grande tettoia dell'ex fabbrica, comincia a scoprire meglio questo volume che si apre, che inizialmente gli sembrava un oggetto quasi monumentale di un'architettura funerea da cimitero. Comincia a scoprire come questo oggetto si apra e diventa un luogo dove si può mangiare, cucinare, un luogo dove si fa arrampicate, i bambini fanno arrampicate sulle pareti, un luogo dove si può giocare a streetball, un luogo dove con una tenda appesa ai pilastri si può sentire un concerto, si può sdraiarsi sulle poltrone, un luogo dove si può giocare a pallavolo con la rete legata ai pilastri, un luogo dove si possono raccogliere tante persone a sentire un concerto. Addirittura c'è una bolla gonfiabile che si estende come un corpo estraneo al volume principale, dove ci sono 80 persone che stanno seguendo una discussione collettiva. Quindi scopre questa macchina sensazionale e alla fine decide di riposarsi dentro questa stanza speciale protetta da queste tende trasparenti. E mentre ricominciano a muoversi, un altro sembra che ritorna l'incubo di un incendio, come se questa macchina che ha scoperto cominciasse di nuovo a bruciare. Però la rapidità di questo movimento lo porta fuori dalle fiamme, e quindi il signor Wisp gli dice con grande felicità che è salvo e che ora può scrivere il suo trattato su queste nuove macchine, queste nuove tecnologie.